Siamo a Lignano Sabbiadoro, alle mie spalle una delle spiagge più belle d'Italia, una vera perla del mare Adriatico. Qui però oggi ancora non è tempo di vacanze, anzi noi andremo a vedere proprio degli studenti, studenti impegnati nella finale nazionale dei giochi sportivi studenteschi, che avranno sicuramente tempo poi dopo la loro gara, dopo aver gareggiato, di venire a godersi questo mare, questa splendida spiaggia. E dalla sabbia d'oro della spiaggia di Lignano siamo arrivati qua allo stadio Teghil per seguire appunto queste fasi finali dei giochi sportivi studenteschi. Sono tantissimi giovani, arrivano da tutte le regioni d'Italia, da tantissime scuole. Oggi non è una giornata di scuola, però in palio c'è comunque qualcosa che vale più di un 10 e lode. Insomma, a neanche un anno di distanza dalle fantastiche giornate del Festival Olimpico della Gioventù Europea, la città veneta è tornata nuovamente ad ospitare il popolo dei giovani dello sport e dell'atletica leggera italiana, che sono approdati qui dopo le varie fasi provinciali e regionali. Questa infatti è la finale nazionale riservata agli studenti degli istituti di primo grado, le scuole medie per intenderci. Ma qual è il senso e soprattutto quali sono i valori che animano un evento come questo? Lo abbiamo chiesto in rappresentanza del mondo della scuola e del comitato organizzatore al professor Gianfranco Chessa, del Centro Servizi Amministrativi della provincia di Pordenone. Beh, credo che i valori più importanti siano la solidarietà fra i ragazzi, lo spirito di comunanza che in questi giorni abbiamo visto qui a Lignano essere molto alto fra i ragazzi, e soprattutto oltre allo spirito di comunanza e all'impegno che loro mettono nella partecipazione alle varie gare, c'è anche una base non indifferente di divertimento e di gioco e di gioia da parte loro. Questo credo che sia molto importante. Al di là dei valori strettamente agonistici, credo che questi aspetti siano molto importanti. E allora via alle gare, sotto lo sguardo attento anche di due osservatori davvero speciali: i responsabili nazionali del settore tecnico giovanile della FIDAL, Francesco Uguagliati e Tonino Andreozzi, venuti a Lignano a caccia di qualche giovane talento come la giovanissima Alessia Trost, atleta di casa che in occasione della finalissima ha rischiato di fare sua, oltre al titolo, anche la nuova migliore prestazione italiana della categoria ragazze di salto in alto. Ma per l'altissima Alessia l'appuntamento con l'asticella a 1,70 m sembra ormai essere solo una questione di pochissimo tempo. Alessia, classe 1993, ma quanti centimetri? 1,80 m. Sicuramente è proprio il fisico giusto per questo sport, per questa specialità. Ci vuole. Ecco, adesso diciamo, questo è un bel risultato, un bel 10 in pagella. Sicuramente abbiamo visto tanto tifo, tanta gente insomma a sostenerti. Pensi di continuare? La risposta già la sappiamo. Certo, cercherò di fare dal mio meglio per arrivare, salvo infortuni. Un sogno particolare come studentessa e come atleta? È difficile. Olimpiadi? A livello maschile invece a saltare più in alto di tutti è stato Leonardo Bruno dell'istituto comprensivo Dante Alighieri di Alliste, in provincia di Lecce. 1,84 m la sua misura, che sicuramente fa ben sperare per il suo futuro di atleta. La pedana del salto in lungo ha visto invece il successo tra i ragazzi del marchigiano dell'istituto comprensivo Volponi di Pesaro, Andrea Benedetti, capace di atterrare a 6,07 m, e tra le ragazze di Ambra Gatti della scuola media Zani di Fidenza con 5,11 m. Nel getto del peso femminile a salire in cattedra è stata quindi Deborah da Prato, studentessa toscana dell'istituto comprensivo Primo di Camaiore, che ha scagliato il suo attrezzo da 3 kg a 11,56 m. Ha un cognome importante il vincitore della gara maschile, Mazzini, ma il nostro pesista in erba si chiama Alessandro, ha l'accento bolognese e frequenta l'istituto comprensivo di Borgo Nuovo di Sasso Marconi. A Lignano è stato protagonista di una bella sfida all'ultimo lancio con Salvatore Iaropoli e Claudio Salvaggio, spuntandola con la misura di 14 metri esatti.
non è un gioco di lei. Più che una gara di getto del peso è sembrata quasi una gara di velocità, una rincorsa, un sorpasso continuo. Alla fine a spuntarla e a giudicarsi il titolo di campione italiano studentesco 2006 è stato Alessandro Mazzini. Complimenti, 14 metri precisi. Aspettavi questo risultato? No, assolutamente, mi aspettavo almeno mezzo metro indietro. E sicuramente magari se lo sarebbe augurato anche il tuo avversario Salvatore Iaropoli, finito dietro di te, magari avesse fatto mezzo metro in meno. Sì, sì, era meglio se andava avanti, però è andata così, vabbè. È andata bene. E altro protagonista, anche Claudio Salvaggio, anche lui ad un certo punto della gara era in testa, poi anche lui ha subito il sorpasso. Sì, hanno vinto i più forti, anche se potremmo fare di meglio. Ecco ragazzi, pensate che questa esperienza, questa dei giochi studentesca sarà una parentesi che finirà qua oppure avrà un seguito nella vostra, nel vostro curriculum sportivo e studentesco? Beh, penso che continuerò ad allenarmi e a diventare sempre migliore. Per te invece, Salvatore? Io andrò avanti ad allenarmi, spero di far meglio, nulla da dire, basta. Claudio? Sì, anche io sto facendo atletica e cercherò di migliorare. I mille metri hanno invece laureato campionessa italiana studentesca la pugliese Maria Grazia Pastore della scuola media Marconi di Palagianello. Prima al traguardo con il buon crono di 3:04:70. Alle sue spalle è Greta Gamba della scuola media Piazza Martiri di Biella e Jessica Conte dell'istituto comprensivo Galilei di Pieve a Nievole. Sentiamo allora che cosa ci hanno detto a fine gara le nostre tre giovani mezzofondiste. Il podio dei 1000 metri femminile, eccole qua le nostre tre medagliate. Cominciamo da Maria Grazia Pastore, campionessa italiana dei giochi sportivi studenteschi 2006. Complimenti Maria Grazia, una sorpresa questo risultato, ci speravi prima di gareggiare? Sì, tantissimo, ero quasi convinta. Ecco, Maria Grazia arriva dalla Puglia, invece Greta Gamba, la seconda classificata, arriva dal Piemonte. Anche per te comunque un risultato importante, sei soddisfatta? Sì, sì, tantissimo. Terza classificata, Jessica Conte, arriva invece dalla Toscana. Jessica, questa medaglia di bronzo che cosa significa? Sono molto soddisfatta e spero di riuscire a fare meglio. Ragazze, ma è vero che poi chi fa questo sport, che sia l'atletica o che comunque un'altra pratica sportiva, poi ottiene dei buoni risultati anche a scuola? Come sono le vostre pagelle? La media del buono. La tua invece, Maria Grazia? Media dell'ottimo. Complimenti, campionessa anche a scuola. Jessica? Media del distinto. Ragazze, in bocca al lupo allora per il vostro futuro, sia sportivo che studentesco. Con una gran volata culminata in un fulminante sorpasso finale, Tommaso Fedel dell'istituto comprensivo Altopiano di Pinè in provincia di Trento si è aggiudicato la gara maschile dei 1000 metri, fermando il cronometro a 2:44:53. Tommaso Fedel, campione italiano dei giochi studenteschi 2006 dei 1000 metri, un bel risultato, te l'aspettavi? No, no per niente. Ecco, a chi dici grazie per questo successo? A tutta la squadra del Trentino e il mio allenatore. Senti, ma meglio un bel voto a scuola o una medaglia come questa al collo? Una medaglia come questa. Sicuramente una sensazione unica, ma unica sicuramente è anche la passione dell'atletica leggera. Sappiamo che non sei nuovo a questo sport. Uno stimolo magari per andare avanti e puntare a traguardi ancora più ambiziosi. Sì, spero di andare più avanti. Ecco, gareggi già con qualche società, hai già gareggiato in altri eventi? Sì, sì, anche già a Messina e a Modena per il fondo. Grandi emozioni hanno regalato anche le gare di velocità, scatenando l'entusiasmo dei tanti studenti spettatori presenti sugli spalti. Negli 80 ostacoli il fiocco tricolore di primo della classe è andato a Simone Fusiani dell'istituto comprensivo Pascoli di Rieti con il tempo di 11:09. A livello femminile invece la più brava è stata Letizia Ballanti della scuola media Il Guercino di Cento in provincia di Ferrara con 11:78. Lo studente e la studentessa più veloci d'Italia si chiamano Angelo Pighin della scuola media statale di San Daniele in provincia di Udine e Oriana De Fazio della scuola media Ceppoloni di Pannarano in provincia di Benevento.
primi al traguardo degli 80 metri, rispettivamente con i tempi di 9,87 e 10,56. In gara a Lignano anche alcune rappresentative straniere di comunità italiane all'estero. Andiamo allora a fare la conoscenza delle ragazze della staffetta 4% canadese, campionesse di velocità e soprattutto di simpatia. About your performance. I thought we did our best. Credo che abbiamo dato del nostro meglio, abbiamo corso il più che potevamo. Ci siamo allenate tantissimo e credo che abbiamo veramente dato il massimo. Credo che abbiamo fatto benissimo. Prima di questo abbiamo fatto gli ostacoli e abbiamo fatto bene allora e benissimo adesso. Vi piace l'Italia? Vi piace questo sport? Sì, mi piace moltissimo e faccio anche il salto in alto. E prima di questo ho fatto la staffetta. Faccio la velocità e il salto in lungo e sì, mi piace moltissimo questo sport. Faccio la staffetta e la corsa ed amo correre. Io ho fatto gli 80 metri e la staffetta e mi piace, lo fa tutta la mia famiglia, anche mio fratello ha partecipato 2 anni fa. Grazie, buona fortuna. E dal Canada torniamo a parlare della finalissima di Lignano. Un'occasione utile senz'altro anche per riflettere sul rapporto non sempre facile tra atletica e mondo della scuola. È un rapporto a volte contraddittorio, nel senso che l'atletica dovrebbe essere la disciplina propedeutica a tutte le altre attività sportive. Purtroppo certe volte questo non succede e l'atletica viene considerata uno sport minore, ma io sono convinto, e l'ho fatto in anni di insegnamento e cerco di farlo adesso che lavoro al CSA di Pordenone, di spingere affinché l'atletica sia considerata la disciplina che permette a tutti i ragazzi di esprimersi e comunque di migliorare anche nelle altre discipline sportive. Ho notato anche in questi giorni qui a Lignano, osservando le gare e aiutando i ragazzini, che spesso arrivano anche alle finali nazionali senza quelle cognizioni minime di competenze, perché mi è capitato di dover aiutare una ragazzina l'altra mattina a sistemare i blocchi e mi ha detto che lei non era mai partita dai blocchi, pur avendo già fatto una finale provinciale e una regionale. Un'altra ragazzina l'altro giorno ha fatto un salto mortale che quando l'abbiamo vista nel lungo ci siamo messi le mani dai capelli. Quindi purtroppo ci sono delle realtà dove il rapporto è buono e l'atletica viene considerata per quello che è, per quello che vale, e altre realtà in cui invece purtroppo si improvvisa molto. Sipping.
Alla fine, ad aggiudicarsi l'edizione 2006 dei giochi sportivi studenteschi, sono state nella classifica maschile la Scuola Media Barrili di Genova e in quella femminile la Scuola Media De Gasperi di San Donato Milanese.